Cari amici genovesi e non, oggi siamo qui nella zona di Piazza Martinez per andare a visitare insieme la Villa Imperiale, che non ci sono mai stato, devo dire la verità. Eccoci, addentriamo nella villa. Ok, adesso ci lasciamo alle spalle il cancello, come potete vedere dietro, e andiamo a vedere un po' l'interno di questa meravigliosa villa. Guardate un po' lì, già, che bella che è, eh? Tutti questi prati verdi. Oh, potevo anche allungare l'alta, ovviamente. E niente, guardate un po' che bello, anche dietro di me che bello che è, eh? Una bellezza. Mettiamoci sempre la mascherina quando arriva qualcuno, perché non si sa mai. Guardate, meraviglia di villa. Vedete, abbiamo delle cose belle qua in Liguria, e delle volte andiamo all'estero, eh? Guardate che bella che è la villa, Villa Imperiale. Mentre ci lasciamo alle spalle la villa, vedete che dietro, non so, speriamo che si sente, poi sentiremo in post produzione. Vediamo un po' questo parco meraviglioso, eh? Vedete alle spalle alberi, di tutto, panchine, se ci può sedere. Ci si può stare con anche delle belle orette a leggere un bel libretto o fare un po' di marketing su Instagram. Ecco, stiamo andando, vedete, ancora all'interno del parco lì. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un'altra salitina. Fotografia non sarà delle migliori, ma purtroppo questo passa il convento per adesso, quindi sto facendo con l'applicazione interna del Nano SE, e adesso facciamo questa bella salitina e vediamo dove ci porta. Ci porta direttamente alla villa. E lo so, direte voi, ci vorremmo un po' di storia. Di storia non so nulla, quindi vi faccio solamente vedere un po' come il parco, così tanto per avere un po' una conoscenza di queste ville, perché ne abbiamo un sacco a Genova di ville. Non è la prima, questa è la prima, è l'ultima, ecco. Saliamo sempre di più, non so dove si arrivi, non me lo chiedete, però vedete che dietro abbiamo la villa e abbiamo un sacco, si può camminare, ci sono le panchine, si può sedere, si può bere una bottiglietta d'acqua, per dire, se venite qua e fa caldo, vi potete riposare in questi bellissimi parchi che abbiamo qui. Si sale sempre di più, vedete? Godetevi questo viaggetto insieme di pochi minuti, che non sarà un viaggio ovviamente di ore, però è sempre bello scoprire questi posti anche per noi genovesi e liguri. Come vedete c'è pedone per terra, di qua si uscirà o si continuerà alla scoperta del parco? E beh, come possiamo vedere si esce o si continua di qua, e c'è una specie di belvedere, anche se non si può entrare né andare oltre. Ci sono delle scale, ragazzi. Stavo cascando, scendiamo. Niente, non c'è un belvedere, non c'è un mazzo di niente da vedere qua. Non volevo riprendere i bambini perché per la privacy. Ecco quello che si vede, da qua. Non male. Continuiamo un po' andare avanti. Vedete il panorama alle mie spalle? Niente male come panorama. Niente, proprio niente male. E dove si va da qui? Togliamo gli occhiali che sono tutti opacizzati. Di là si sale, ma non si può andare ovviamente sulla villa. Non si può andare. Di qua si scende. Spegni perché ti imbellini. Ragazzi, io mi infratto. Andiamo un po' di qua, ma è chiuso anche qua. Vediamo un po' se è chiuso. Siamo nel cancello della villa. O siamo usciti? Siamo usciti. Non era la villa quella, era un palazzo normale. Bello però, guardate un po' che crosette. Che è successo? C'è un sacco di polizia. Non ho mica trovato. Continua la nostra discesa, sperando sempre di non imbellinarmi, perché ovviamente le scale sono. Ragazzi, c'è anche un tavolino, peccato che sia lontano dalla panchina, perché se uno poteva anche lavorare, fare qualcosa. Vedete? È un po' lontano, peccato, che è una cosa carina questa, peccato. Continua a scendere,
e si cerca di non inverinarsi nelle scale. Vedete, si scende sempre di più e si torna giù, ovviamente. Ci sono tutti questi bei tavolinetti, peccato che, come ho detto prima, le panchine sono troppo distanti. Eccola la villa, ora l'ho trovata veramente. Eccola lì la villa. Quella sì che è la villa. Sì, quella è proprio lei. Sì, è proprio lei. Vediamo se ci si può avvicinare, senza che mi mandino via. Questa è la villa, eccola qua. L'abbiamo trovata. Bella. Molto bella, con le sue colonne, le sue cose, vedete che... Eccola alle mie spalle. Villa Imperiale. Questa qua è alle mie spalle. Quindi l'abbiamo trovata. Non erano quei palazzi prima che abbiamo visto, che praticamente erano palazzi normali. Adesso se ci fosse un bel posticino all'ombra mi siedo e beviamo un po' d'acqua. Beviamo, bevetela anche voi, ma bevo un po' d'acqua. Vedete qua dietro c'è un altro tavolino, ma sempre distante, ovviamente non c'è neanche la panchina, quindi non si può utilizzare come... Sarebbe bello, perché uno si mette qua, studia, lavora, fa qualcosa all'ombra dell'ultimo sole, si era sopito anche un pescatore, però questa è un'altra storia. Nel frattempo sta di nuovo ventando nuvolo, spero che non venga un altro temporale e mi becchi per strada. Ecco, vedete che scendiamo e vediamo il parco. Si scende sempre di più e andiamo proprio in bocca alla villa. Eccola qua, in bocca alla villa, come si dice, eh? Bella. Qui cosa ci fanno, la lotteria? Tutto il cappello tennista, mi sono comprato il cappello, poi c'ho la pallina che mi è caduta in testa, mi manca la racchetta, poi vado vicino ai campi da tennis e faccio finta di giocare a tennis, ovviamente. Vado lì, mi atteggio un po' da tennista. Qua c'è un altro porticato, vedete, bello dietro, bel porticatone anche qua. Eccoli, la villotta. La verità qual è? È che Gennaro non si ricorda come si utilizza l'applicazione del Moza Nano Serie. Ragazzi, io c'ho Alzheimer, sono un babbione, quindi non mi ricordo, quindi ho fatto un po' di fatica all'inizio. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi io vi auguro una buona prosecuzione di tutto. Siamo arrivati ovviamente all'inizio della villa e quindi vi saluto e vi rimando al prossimo blog, che faremo ovviamente in una prossima sezione con Luca Cevasco su una delle più belle funicolari di Genova. Come chiusura, beccatevi quel prato, eh? Ah, guarda che bel prato, va. Facciamo così, zoom, eccoli, bel praticello. Bene, mi sono fermato sulla panchina, ovviamente adesso mi strappo gli occhiali perché giustamente sono un po' un babbione, anche il cappello, mi levo, mi prendo un po' d'acqua e vi saluto. Mi sono tagliato i capelli. Vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, seguitemi sul canale anche se sono meno presente un pochino in questi tempi, ma non me ne vogliate, eccola la bottiglietta d'acqua, non fate pubblicità. E alla prossima ragazzi, al prossimo videoblog su Genova, ciao ciao!